Da 1660 anni a Nola, in provincia di Napoli. Parliamo della festa dei Gigli. Con questo filmato si conclude la puntata di oggi. L'appuntamento è per mercoledì prossimo alle 23 sempre su Rete 4. Dunque vi aspetto, non mancate, vi ringrazio per averci seguito. Perché festa dei Gigli? Perché quando questo santo torna dall'Africa, dove ha riscattato i Nolani imprigionati dai Vandali, le corporazioni medievali, cioè i Sarti, i Beccai, i Salumieri, gli vanno incontro portando gigli di campo, cioè fiori di campo. Nel tempo poi le corporazioni hanno trasformato questi fiori dapprima in piccole macchine alte un metro, poi un poco alla volta, fino a queste macchine splendide che sono di 25 metri. La caratteristica della nostra festa è che il giglio balla sulle nostre spalle. Ma in totale saranno un 50 quintali. Impressivamente tutto l'ombelisco. Molti nolani hanno sulle spalle il segno della partecipazione alla festa dei Gigli. C'è una gobba che noi comunemente chiamiamo il tumore di San Paolino, il callo di San Paolino, che si forma durante tutti gli anni nei quali noi trasportiamo sulle spalle questo giglio. Ci sono dei cammelli tra di noi, nonostante operato da poco, mi sono messo con la spalla sotto al giglio, perché per noi è una sensazione che è più forte di ogni altra cosa. Bene, 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 vai, vai! Adesso, poi...